Buonasera a tutti amici rubrica rossonera, ben ritrovati, parliamo di calciomercato, ma dalla prospettiva del nostro tecnico di Stefano Pioli. Stefano Pioli che è soddisfatto per il mercato finora condotto da parte della società, eh, da parte di, di Paolo Maldini, di Frederic Massara, ma si aspetta altri ulteriori importanti acquisti. Ci sono diverse novità, novità importanti. Partiamo dalla prima novità, mh, dalla novità che in qualche modo sta, uh, ha condizionato i giorni, le settimane, i giorni scorsi del Milan ovvero che Caio Jorge è ormai a tutti gli effetti un calciatore della Juventus manca solo la ratifica, l'accordo ufficiale ma ne, non c'è più nessuna chance di poter arrivare al talento brasiliano che firmerà per l'appunto con la maglia bianconera quindi il terzo attaccante giovane, il profilo più seguito, più gettonato dell'ultima settimana è stato soffiato al Milan si parla di una cifra intorno a un milione e mezzo in più, quindi una cifra intorno ai 6-7 milioni di euro Milan che offriva sempre 5 e quindi mh, si è vista soffiare questo calciatore vedremo il Milan quale sarà il profilo se eventualmente verrà confermata questa intenzione di andare su un terzo attaccante ci sono altre notizie importanti legate al calciomercato, Partiamo dall'esterno destro, dal terzino destro. Perché lo sappiamo tutti come il Milan in questo momento abbia solo Calabria, seppur ha come Jolly difensivo Pier Calulu. E l'obiettivo del Milan è sempre stato e sarà per tutto il calciomercato come priorità assoluta diogo Dalò. Diogo Dalò, che sappiamo tutti, è in forza al Manchester United sembrava prima che il Manchester United opponesse grande resistenza perché um, in questo momento il tecnico Solskjaer uh, voleva puntare fortemente sul calciatore ma sembrerebbe che nelle ultime ore, negli ultimi giorni questa, um, diciamo, questa volontà dell'United di mantenere assolutamente in rosa, Diogo Dallo stia sfumando, non tanto per il valore intrinseco del ragazzo ma più che altro per due aspetti, il primo la volontà di prendere un terzino che ha già esperienza navigata inglese che sia inglese e dall'altro perché Diogo godalo per le sue caratteristiche fisiche, tecniche e tattiche, non si sposa pieno col campionato della Premier League. Quindi lo United che è forte su Triple, terzino navigato, terzino importante del campionato mh, inglese e quindi la volontà concreta, la volontà del diciamo della, dello United sta spingendo sempre più Diogo Dalò verso il Milan Milan che è stato bravo ad aspettare a non fare follie di calciomercato e potrebbe strappare nuovamente in prestito il calciatore Diogo Dalò ma questa volta con opzione di riscatto si parla di una cifra intorno a un prestito con diritto di riscatto tra una cifra che va dai 15 ai 18 milioni di euro quindi come per Tomori Dalò avrà un anno di tempo per far vedere per mostrare tutte le sue importanti qualità e poi sarà il campo a parlare per eventualmente far sì che il Milan eserciti l'opzione di riscatto, quindi, per un terzino che va, un terzino che arriva: scusate, c'è un terzino che va perché Conti, che in questo momento sta allenando sempre con grande serietà, con grande regolarità a Milanello. Il Milan gli ha comunicato che non punterà su di lui, quindi, sia per lui che per Mattia Caldara, il discorso è, per, è prettamente in uscita. Quindi, abbiamo Conti che interessa molto alla Sampdoria, che piace al Genoa. E potrebbe essere eh, in queste prossime settimane, prima della fine del calcio del mercato, esserci l'opportunità giusta per far sì che Conti possa andare anche lui con la formula del prestito, con diritto di riscatto, presso qualche squadra in cui lui possa sicuramente rilanciarsi, visto che è un ragazzo comunque giovane è un classe 94. Stesso discorso, discorso simile per Mattia Caldara, che ha avuto e ha diverse proposte. La più importante, è quello che lo affascina di più, quello che lo intriga di più, e l'avevamo già spiegato in un video, vi consigliamo di vederlo per la difesa 3, per Juric con allievo di Gasperini, è il Torino. Torino che gli offre un'opportunità di rilancio importante, anche qui si basa la trattativa su un prestito con diritto di riscatto. Quindi, Stefano Pioli che sa benissimo che per arrivare a nuovi giocatori serve la partenza di alcuni, di sfoltir la rosa. Quindi, Conti, Caldara, Aughe, che andrà molto realmente ai track di Francoforte. Altra notizia legata al calciomercato che interessa molto Stefano Pioli è la ricerca di un traquartista, un traquartista che possa alternarsi a Brian Diaz, la novità che ho scoperto oggi è chiaramente lo sapevamo tutti che l'interessamento di Milan per Ilicic c'era da diverse settimane ma quello che mi è risultato oggi tramite un intermediario è che il Milan alla fine arriverà, ehm, alla fine del, entro la fine del calciomercato Ilicic arriverà al Milan perché il giocatore ha già comunicato alla famiglia Percassi la volontà, la ferma volontà di giocare solamente il in rossonero, quindi la per, per la famiglia Percassi che sta trattando con Paolo Maldini e Fredrik Massara sull'accordo: sull il Milan potrebbe rinunciare ai bonus per Pessina e in qualche modo portare a casa a pochi milioni di euro Ilicic. Ilicic che ha voglia di Milan, che ha voglia di rilanciarsi. Mi dicono che sia il giocatore che eh, stia spingendo davvero parecchio Tanto per venire a giocare in, con la maglia rossonera, ma non sarà l'unico perché il Milan sulla tre quarti, oltre a Ilicic oltre a Abraham Diez, si muoverà anche per un altro uh, nome, sia sulla fascia che probabilmente come tre quarti, perché Ilicic garantisce grande duttività. Altra notizia importante legata al calciomercato, legata a Stefano Pioli, è il possibile scambio tra Leao e um, James Rodriguez sotto la gestione di Jorge Mendes. Questo scambio vi dico che non ci sarà, non ci sarà perché il Milan per Leao lo considera un giocatore importante, nonostante nonostante le prestazioni poco in questo momento ehm, diciamo, positive e ehm, in Milan punta eventualmente solo una cessione per poi dirottare quella liquidità quindi quei milioni in casa su un profilo al Milan piace tantissimo tantissimo, e soprattutto Paolo Maddini Ziyech, Ziyech trequartista marocchino della Chelsea che potrebbe usiamo il condizionale, potrebbe essere un'opportunità di calcio mercato qualora il Chelsea acquisti dei trequartisti entro la fine dell'anno, dentro la fine del mercato scusate, e decida di lasciare partire in prestito, con diritto di riscatto anche qua, il calciatore, ma è un calciatore che piace davvero tantissimo alla dirigenza rossonera. Comunque, l'obiettivo e ci sarà, e sarà questa la filosofia del Milan: sarà quella di alzare l'asticella di anno in anno per riportare il Milan ai fasti di un tempo. Queste notizie di calciomercato che condizionano le scelte, inevitabilmente tattiche tecniche di Stefano Pioli, scelte che comunque in queste, ultime, in queste prime partite stanno testimoniando comunque il buon livello di idee tattiche tecniche del nostro Milan, che ieri contro il Nizza, nonostante il Nizza sia molto più avanti, perché la Ligan inizia prima, ha dimostrato con tante riserve, con tanti giovani di comunque tenere botta di avere delle idee e questo fa ben sperare per il prossimo futuro. Domani, aggiornamento alle ore 14, ci sarà a casa Milan la conferenza stampa di presentazione di Oliver Giroud, bomber Giroud, che ieri ha già lasciato il segno. Ovviamente la conferenza stampa la potete vedere sull'app ufficiale del Milan. E come sempre, se vi è piaciuto questo video, vi chiediamo di mettere mi piace, di condividerlo, e di iscrivervi al canale YouTube di rubrica rossonera.